Ciao ragazze, eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Ormai sono circa 3 settimane, quasi un mesetto, che non registro più un video di questo tipo, quindi dove mi si vede la faccia? Perché ultimamente ho pubblicato soltanto video dedicati ai Sims, che se vi piacciono sono ben contenta, insomma, di pubblicarli, però so che non a tutte piace questo genere di video, quindi insomma ci tenevo a tornare anche con i miei soliti video. E oggi ho un po' di cosine, come vedete qui a lato, che mi sono arrivate in queste ultime settimane, quindi ho pensato di fare uno spacchettamento insieme a voi. In realtà alcune cose le ho già utilizzate, ma fa niente. Vi ho chiesto su Instagram se vi interessava un video spacchettamento e avete detto di sì, quindi eccomi qui a registrarlo. Se non mi seguite ancora, trovate il mio profilo, qui ve lo lascio scritto qui sotto. Detto questo, iniziamo. Tra l'altro oggi fa un gran caldo, ho acceso l'aria condizionata perché con le luci addosso ho paura di non riuscire ad arrivare a fine video, quindi ho acceso l'aria condizionata. Sono un po', ormai sono truccata da diverse ore. Perché ho fatto dei piccoli lavoretti in qui in casa e uscirà il video, non so quando, ma uscirà il video dei lavori che ho fatto in questi giorni, specialmente oggi. Aperta e chiusa parentesi, però iniziamo con lo spacchettamento. Vorrei partire in realtà in ordine. Cercando di ricordare, insomma, l'ordine dei packing che mi sono arrivati in queste settimane, ma mi sa che vado in base a come sono posizionati qui. Quindi partiamo con questa pochette, tra l'altro è bellissima, di L'Oreal, una pochette in paglia con tutti questi pompon rosa, la trovo perfetta. Questa da utilizzare in spiaggia per mettere portafoglio, occhiali da sole, telefono, oppure perché no, per mettere il costume bagnato. Comunque, a parte questo, vediamo i prodottini che ci sono dentro. Sono tutti prodotti di make-up che ho già utilizzato, li ho già provati tutti tranne uno. Qua vabbè c'è la solita cartella stampa. E partiamo dal primo prodotto che è questo, Glow Sherry. Si tratta in sostanza, io questo lo utilizzo come primer, come base prima del trucco. È un, come dice la parola stessa, è un primer, comunque è una base illuminante con 24 ore di idratazione. L'ho applicato anche con il trucco di oggi, proprio in questi giorni, come base lo utilizzo, anche se non sto più mettendo il fondotinta perché fa davvero troppo caldo e non voglio andare ad appesantire troppo il viso, quindi metto giusto un filo di questo prodotto su tutto il viso per illuminarlo e poi metto giusto il correttore nelle zone dove ho più necessità. Mi piace, mi sta piacendo, devo dire. E qui dice illumina e idrata all'istante per un effetto pelle sana e splendente e devo dire che mi sta piacendo. Poi c'è questa che è la BB C'est Magique, quindi una BB cream in sostanza colorata, questa è la colorazione più chiara. Questa mi capita di utilizzarla più che altro la sera se devo andare a cena o a una festa o qualcosa, preferisco utilizzare per rendere la pelle insomma un po' più uniforme la BB cream al posto del fondotinta su tutto il viso. Poi ovviamente utilizzo sempre lo stesso un po' di correttore, però questa l'ho già utilizzata su tutto il viso, è un po' chiara per il mio tono di pelle. In questo momento perché mi sono un po' abbronzata finalmente, quindi risulta essere un pochettino chiara, però mi piace anche questa come si comporta. Poi c'è il blush, questo ancora non l'ho provato, infatti è ancora chiuso, un blush nella colorazione 03 Watermelon, infatti il colore è proprio perfetto, corrisponde proprio all'anguria e non so se si vedrà, ma credo di no, c'è proprio disegnata l'anguria sul blush. Questo appunto ancora non l'ho provato perché ne ho tantissimi aperti. Un blush rosa corallo infuso con una fresca e golosa fragranza d'anguria, perché dovete sapere che tutti questi prodotti hanno all'interno la fragranza di anguria. Io adoro l'anguria sia come profumazione che proprio come frutto. Infatti questa collezione mi è piaciuta molto. E poi l'ultimo prodotto è questo, anche questo l'ho già utilizzato e lo sto indossando anche oggi, però ripeto, sono truccata da diverse ore, ho fatto un po' di cose, quindi magari non si vedrà tantissimo. Questo è un illuminante liquido con il contagocce, anche questo nel colore anguria, Glow Mon Amour si chiama, e ne basta davvero un puntino piccolissimo perché è super illuminante, se, la prima volta tipo ne ho messo troppo ed ero proprio decisamente troppo troppo luminosa e quindi la volta dopo insomma ho messo davvero soltanto una goccina. Questo pacchettino è andato. Poi sempre L'Oreal, questo mi è arrivato, l'ultimo pacco di L'Oreal che mi è arrivato. Come io mi voglio, qui ci sono i prodotti di Elvive, tra l'altro c'è un profumo pazzesco, prodotti, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa senza far cascare tutto. Ecco qua, prodotti per capelli, che tra l'altro, dov'è? Eccolo qua, uno l'ho già utilizzato, lo shampoo, però
perché ci siamo resi conto, io e Stella l'altro giorno, che non avevamo più uno shampoo qui in casa. Quindi mi è venuto in mente che all'interno di questa box c'era lo shampoo, quindi sono venuta a recuperarlo. Volevo in realtà tenere tutto per bene per fare il video, però non avevamo lo shampoo, ci serviva e quindi l'ho utilizzato. In realtà questi prodotti di L'Oreal li acquisto sempre al supermercato perché mi piacciono molto. Questo è lo shampoo che va a riparare le lunghezze, quindi indicato per chi ha i capelli molto lunghi, come ad esempio i miei, anche se fra poco andrò a tagliarli. Mi piace perché ha un profumo poi troppo, troppo buono, lascia i capelli belli morbidi, profumati, lisci e davvero mi sta piacendo molto, infatti consigliato per i tuoi capelli lunghi. Poi, oltre allo shampoo, ovviamente c'è il balsamo, questo l'ho già utilizzato, non proprio questo perché questo è ancora nuovo, però questa linea comunque l'ho già provata e ricomprata, quindi balsamo super districante, anche lui mi piace molto. Una cosa che invece non ho ancora provato e sono molto molto curiosa è la crema Bye Bye Spuntatina. Sigilla le doppie punte, rinforza lunghezze e punte senza risciacquo. Quindi questo è un prodotto da mettere sui capelli, si può anche non risciacquare, ma io in realtà preferisco sempre risciacquare i prodotti per capelli, specialmente le creme. E mi incuriosisce un sacco, quindi la proverò e vi farò sapere, insomma, come mi trovo. Poi, andando avanti, resto sempre a tema L'Oreal. Questo mi è arrivato ormai 3 settimane, più o meno, sì. Color Queen. E all'interno, stavolta, torniamo ai prodotti di make-up. Quindi, apro con attenzione perché si attaccano tutti gli ombretti e uno, infatti, mi è arrivato addirittura rotto. Ed eccoli qua, ci sono diversi colori, dei colori più chiari come il rosa, il bianco, il champagne, il dorato, colori un po' più scuri, il verdone, il viola scuro, il viola un po' più chiaro. Insomma, questi ultimi colori non li porto molto spesso, però sicuramente mi incuriosiscono, quindi li proverò. Uno, come vi dicevo, mi è arrivato rotto, il dorato, che tra l'altro tra tutti forse è uno dei più belli. Si tratta praticamente di un ombretto ad olio, infatti la loro textura è super super morbida e sono super scriventi, con fino al 30% di microoli, facile da applicare, effetto leggero che non secca, colore ricco in una sola passata. Posso confermare perché ho provato il dorato e la scrivenza è davvero pazzesca. Quindi questi. Poi peschiamo l'ultimo pacchettino e anche questo arriva da L'Oreal. Questo ormai mi è arrivato, sì, anche lui da circa 3 settimane, se non di più. Capelli wow in un solo istante. In un istante. Qua abbiamo i prodotti riparatori, quindi in sostanza sono dei balsami. E anche di questi uno l'ho già. Aiuto, era bagnato perché l'ho preso dalla doccia e l'ho già utilizzato e praticamente anche quasi terminato. Sì, è quasi finito perché l'ho portato anche con me nel breve weekend che abbiamo fatto Riccione qualche settimana fa. Questo è il balsamo, è intensivo istantaneo, doppio concentrato, riparazione intensa appunto per capelli lunghi e danneggiati, ma ci sono diverse versioni. Questo è per capelli lunghi e danneggiati, che è quello che ho scelto per la mia tipologia di capello. E qua dice tra l'altro nessun tempo di posa, uso giornaliero, si può utilizzare quindi tutti i giorni. Si era interrotta la registrazione, comunque stavo dicendo, volendo lo potete applicare e poi sciacquarlo subito, io preferisco però sempre lasciarli in posa anche soltanto qualche minuto, giusto il tempo di lavarmi il corpo. E mi è piaciuto moltissimo perché districa molto i capelli e poi gli lascia un profumo, ragazze, che è la fine del mondo. E poi ci sono gli altri, appoggiamo tutto qui. Le altre tipologie di balsamo, quindi ad esempio questo rosso è indicato per capelli danneggiati, questo tutto rosso invece per i capelli colorati e poi l'ultimo, questo dorato per capelli secchi. Se ancora non li avete provati, provateli perché sono davvero ottimi. Poi, altro sacchettino, ecco qua, questo mi è arrivato da Bioderm, è la prima volta che provo i loro prodotti. E qui abbiamo innanzitutto un bigliettino. Ciao Giada, per te i nuovissimi Acqua Super e per i tuoi follower un codice promo. Quindi ve lo lascio scritto qua, il 20% sul sito di bioderma.it e il codice da utilizzare è semplicemente Giada20. Comunque trovate scritto tutto qui sotto nell'info box. Il primo è questo, Acqua Bounce, quello con la confezione blu. Questo serve per andare a idratare la pelle, ricarica istantaneamente l'idratazione della tua pelle per una pelle visibilmente elastica e compatta. E il pack è questo qua, in vetro.
mi cade tutto nel frattempo, in vetro è un super concentrato, questo mi incuriosisce un sacco, non li ho ancora provati ma mi ispirano davvero molto. Poi abbiamo Acqua Glow, quindi un concentrato illuminante, Acqua Glow con vitamina C risveglia la tua naturale capacità della pelle di brillare, immediatamente migliora e perfeziona la dismogeneità, okay, della pelle. Anche questa mi incuriosisce tantissimo. E l'ultimo è questo, Acqua Pur. Questo è nella confezione verde militare, mentre Acqua Glow è nella confezione rosa. E questo è indicato per la pelle grassa, quindi per assorbire il sebo in eccesso, per le imperfezioni e per i pori dilatati. Quelli che mi incuriosiscono più di tutti sono Acqua Pur e Acqua Glow, quindi sicuramente li proverò e poi vi farò sapere come mi sono trovata. E poi l'ultimo pacchettino è questo, confezionato all'interno di questa scatola di cartone. Ed ecco qua, guardate un po', c'è la nuova collezione, alcuni prodotti è della nuova collezione di MAC e i pack sono spettacolari, guardate. Tutti così marmorizzati con tipo i lampi dorati. Questa è una cipria iridescente. Sì, ve la faccio vedere. Anche il pack vero e proprio è bellissimo. Guardate qui, tutto opaco con i dettagli dorati lucidi. Oddio, mi stava cadendo. E qui appunto abbiamo la cipria iridescente proprio perché al suo interno ci sono un sacco di microperlescenze e è un po' sul color terra e sul dorato, un misto di colori. E con questi prodotti voglio farci un video, voglio provarli insieme a voi, quindi li vediamo insieme in un prossimo video. Poi c'è questo, quindi stessa confezione, questa invece è la terra abbronzante, anche qua il pack è bellissimo, identico all'altro. E qui abbiamo il bronzer, bellissimo colore, un bellissimo bronzer caldo. Abbiamo questo che è un lip gloss, sì, ed eccolo qua, è un lip gloss dorato, decisamente dorato, anzi è un dorato che tende molto al giallo con tutti questi glitter. Questo sono curiosa, me lo provo qui. Oddio, è super pigmentato, guardate. E poi ha un profumo di caramella, buonissimo. Io adoro i gloss con queste profumazioni. Non a tutti piacciono, in realtà, a me piacciono molto. E questo ha un profumo davvero buono. Il colore, devo dire che è un po' particolare, in realtà, non è un colore tradizionale da mettere tutti i giorni perché è un giallo molto acceso. Poi abbiamo un rossetto. Questo qua è il The Naturalist, quindi immagino sia il rossetto nude. Oddio, guardate. Che bello il pack, no vabbè, questo è bellissimo, da collezione proprio. E sì, è decisamente un rossetto nude, bellissimo, matte. Anche questo me lo voglio provare qui. Wow, guardate, non so quanto si riesca a vedere. Anche lui profuma un sacco. E poi l'ultimo prodotto, anzi no. Gli ultimi due prodotti, allora abbiamo innanzitutto questo pennellino. No, vabbè, è bellissimo anche questo. Questo è il numero 234. Si è interrotta nuovamente la fotocamera, comunque ero rimasta all'ultimo prodotto del pacco ed è sicuramente la cosa più bella, una delle cose più belle, ovvero la palette di ombretti. Allora, innanzitutto, guardate. Che bello il pack, sempre con la stessa fantasia ovviamente. E voilà, ecco qua la meraviglia, guardate. Ora spero di non accecarvi, comunque questi sono gli ombretti. Sono abbastanza sui toni freddi, io preferisco gli ombretti più caldi, infatti l'altra palette di questa collezione ha decisamente toni più caldi, sul marrone, champagne, dorato, e sinceramente la preferisco. Però devo dire che anche questi colori, per staccarmi un po' dai soliti trucchi che faccio, devo dire che sono un buon compromesso, quindi sono curiosa di provarli. Questa palette è più sull'azzurro, sul blu, sul rosa e ci sono tanti tanti colori shimmer, ce ne sono opachi soltanto 4, tutti gli altri sono shimmer. Comunque è una palette di 12 ombretti, non ho mai provato gli ombretti della MAC, quindi sono davvero molto curiosa e appunto ci tenevo a fare un video, quindi ve li farò vedere in un prossimo video all'opera. Ok, vi ho fatto vedere tutte le cose che ho
che ho ricevuto in queste ultime settimane. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicino in su di supporto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Io adesso vado a fare la cena perché sono tipo le 7:30 di sera, inizio ad avere fame. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo, si spera, con un nuovo video. Ciao!